Tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Maltempo, disagi nelle Marche, sottopassi e garage allagati, piante e rami caduti in strada. Incendio alla Proficlas, i 5 Stelle vanno all'attacco, il comune ha delle responsabilità. Più sicurezza in mare per la stagione estiva con un nuovo presidio acquatico dei Vigili del Fuoco. Gruppo storico alla Pandolfaccia bloccati alla frontiera dopo l'attentato a Nizza, ma non era vero. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il nostro telegiornale con il maltempo che si è abbattuto sulla regione Marche. Allora vediamo nel servizio di Lino Balestra i danni e i disagi provocati da pioggia e vento. Le previsioni meteo annunciate in inizio di settimana sono state ampiamente rispettate. Pioggia incessante e rovesci temporaleschi ed una diminuzione brusca delle temperature di circa 10 gradi hanno investito le Marche sin dalle prime ore della mattinata di oggi. Finora non si segnalano disagi significativi, salvo alcuni sottopassi e seminterrati allagati fra Fano, Marina di Montemarciano e Gabella in provincia di Ancona e primi piani invasi dall'acqua a Gabice e in provincia di Macerata. Dal caldo afoso dei giorni scorsi, con temperature oltre i 30 gradi e malori a raffica, si è passati ai 19 gradi di media di oggi. A Fano le piogge hanno bloccato ancora una volta la transitabilità del sottopasso ferroviario di Viale Carducci in zona Lido, allagato anche quello di Rosciano. Oltre 30 sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco per rimuovere piante e rami caduti in strada, 7 quelli per allagamenti di garage scantinati a Pesaro e Gabice. A causa delle infiltrazioni dell'acqua, invece, la scuola d'infanzia, il Giardino delle Meraviglie, è stata dichiarata parzialmente inagibile. Nel pomeriggio di oggi, inoltre, si è resa necessaria la loro presenza a Fano, insieme alla Capitaneria di Porto, per liberare dall'acqua, che l'aveva semiaffondata, un'imbarcazione ormeggiata lungo il Porto Canale, portata poi, successivamente, all'asciutto con l'ausilio di una gru. A Pesaro, in strada Tre Ponti, un'ambulanza con a bordo un dializzato è rimasta in panne, mentre in via Veneto i Vigili del Fuoco sono intervenuti per recuperare una sdraio di un'abitazione volata in cima a una pianta alta 10 metri. E adesso torniamo a parlare dell'incendio divampato l'altra notte alla ditta Proficlas a Bellocchi di Fano. Per le analisi effettuate dall'ARPAM ancora bisognerà attendere qualche giorno. Intanto oggi sull'argomento sono intervenuti i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, secondo i quali la giunta seria ha delle responsabilità per quanto accaduto. Sentite. Dunque, secondo voi non ci sono più alibi? Sì, sicuramente, insomma, diciamo che la nostra amministrazione, Seri, la Giunta e Minardi stesso in questi mesi hanno concesso veramente di tutto alla Proficlas, un ampliamento senza valutazione di impatto ambientale, uno stravolgimento del regolamento edilizio per concedere una sanatoria per alcuni capannoni abusivi, una dilazione di obblighi e fideiussioni di alcune centinaia di migliaia di euro. Ecco, a questo punto per ottenere che cosa? Sicuramente una gran precarizzazione sia del lavoro ma anche una precarietà soprattutto dal punto di vista ambientale, della sicurezza, da come abbiamo visto appunto in questi due ultimi incendi nel giro di alcuni mesi. Noi chiediamo con l'interrogazione che il sindaco si attivi affinché definitivamente, perché veramente ora non ci sono più alibi, si risolva questa problematica della sicurezza e della tutela ambientale della zona. Noi pensiamo che un incontro decisivo tra i vari enti, i cittadini stessi e l'azienda sia ormai necessario. È vero, è stata installata una centralina, ma questa centralina, a causa del vento opposto rispetto alla sua posizione, non ha registrato praticamente dati rispetto all'incendio dell'altra sera. Quindi, insomma,
possiamo ben capire che le azioni messe in campo fino ad ora sono assolutamente illimitate. Ecco, per questo la nostra interrogazione cercherà di fare chiarezza e cercherà di spingere il sindaco anche a utilizzare, diciamo, nuovi fondi, perché comunque ad esempio i fondi europei per un risanamento delle aree industriali ci sono, e anche per, appunto, chiarire definitivamente qual è l'azione che l'amministrazione vuole svolgere, non solo, appunto, concedendo deroghe, ma anche invece a questo punto dando dei paletti ben precisi per lo sviluppo dell'area. E adesso parliamo di sicurezza, perché da domani partirà un nuovo presidio acquatico dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino. Un nuovo presidio per aumentare il livello di sicurezza nelle spiagge libere del nostro litorale durante il periodo di maggior affollamento estivo, nello specchio di mare che va da Gabice fino a Fano. Saranno due unità specializzate dei Vigili del Fuoco ad assicurarlo, che opereranno su un mezzo particolare, una moto d'acqua attrezzata con una speciale barella per il soccorso ed il recupero in acqua, che permetterà di intervenire in tempi rapidissimi, entro 5 minuti. Integriamo nel periodo estivo di maggior rilevanza e significato per la zona costiera questi Vigili del Fuoco con altre due unità, due Vigili del Fuoco soccorritori acquatici. Questi Vigili del Fuoco stazioneranno complessivamente per 18 giornate sulla nostra costa e si distribuiranno in base alle indicazioni che ci ha fornito la Capitaneria di Porto, che è l'organo competente per il coordinamento del soccorso a mare nella zona di Fosso Seiore e nella zona di Baia Flaminia. Ma ripeto, al di là di dove saranno posizionati, loro saranno in contatto radio permanente con la sala operativa della Capitaneria, e laddove ci sarà bisogno di portare soccorso riusciremo rapidamente a intervenire. Il presidio verrà realizzato su un progetto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro, approvato dal Ministero dell'Interno e sovvenzionato dai comuni interessati e dalle banche di credito cooperativo locali. Particolare soddisfazione ha espresso per la sottoscrizione di questa convenzione il prefetto di Pesaro Urbino. Beh, è fondamentale garantire la sicurezza a livelli sempre più elevati, e questa iniziativa va nella direzione, appunto, di accentuare la sicurezza dei bagnanti, soprattutto nei tratti di arenile che non sono affidati in concessione. È un mezzo agile dei Vigili del Fuoco, che ha anche caratteristiche di soccorso sanitario, e come è stato sottolineato in occasione della firma di questa convenzione, è una caratteristica piuttosto rara. Altri mezzi di salvamento esistono in vari litorali italiani, ma con l'aggiunta della barella e del soccorso sanitario da parte di personale qualificato è quasi un unicum. E domani sera alle ore 20:30 è in programma la tradizionale processione dalla parrocchia Gran Madre di Dio al santuario del Ponte Metauro. Al termine della processione il vescovo Armando Trasarti celebrerà una santa messa. E adesso vi mostriamo il video che ci hanno inviato alcuni ragazzi del gruppo storico La Pandolfaccia per rassicurare i familiari dopo la notizia che si era diffusa sul fatto che al rientro da un festival storico a Vannes in Bretagna fossero rimasti bloccati alla frontiera con l'Italia a causa degli attentati avvenuti a Nizza. Guardiamo il video. Ciao a tutti. Ciao. 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 Stiamo adesso tornando verso Fano e dopo un paio di giorni più qualcuno di viaggio passati in Bretagna, in Francia, a una bellissima manifestazione a Vannes. E niente, non è vero, per fortuna, quello che hanno scritto, che siamo stati in fila alla frontiera, anzi siamo filati via molto dritti e ora ci avviciniamo verso casa, però purtroppo di riposo c'è poco, perché già i prossimi giorni saremo in giro per Frontone, Montefelcino e poi soprattutto stiamo già lavorando per il palio di fine anno, giusto ragazzi? Quindi ci vediamo 26, il 27 e 28 agosto al Palio delle Contrade. Ciao, ciao, ciao. Bene, andiamo avanti con il nostro telegiornale, perché proseguono le iniziative alla Pinacoteca San Domenico a Fano. Domenica 17 luglio si terrà un concerto dell'associazione musicale La Concordia, diretta dal maestro Claudio Sanchioni. Questa mattina invece è stato presentato il programma del cinema all'aperto, che torna anche quest'estate a Fano. Le proiezioni oltre 40 si svolgeranno sia alla Corte Sant'Arcangelo che al Cinema Politeama.
Allora, che cartellone avete messo a punto per questa seconda edizione di Cinema Sotto le Stelle? Abbiamo messo a punto un cartellone riprendendo un po' i migliori film della stagione. Infatti il nostro slogan è film visti, mai visti, da rivedere. Ci saranno delle riprese di film già proiettati o magari non direttamente da noi, ma magari anche in altre strutture cittadine, delle nuove uscite, delle anteprime e delle iniziative con gli ospiti. Mercoledì 20 ci sarà subito Ivan Cotroneo, verrà alla Corte a presentare il film Un Bacio, e poi anteprime, collaborazioni con il Fano Film Festival, eccetera, eccetera. Allora, anche il cinema entra a far parte della programmazione di eventi estivi a Fano, tutti i giorni, possibilità per tutte le tasche, per tutti i gusti, caso di dire. Un bel programma, più di 40 proiezioni, quest'anno parte un po' dopo gli europei, perché ovviamente gli imprenditori hanno deciso di partire dopo questa grande kermesse sportiva. Sì, è un programma variegato, per tutti i gusti, coinvolge gli adulti, i bambini, recupera qualche proiezione per i ritardatari, che è stata molto richiesta. C'è una forte collaborazione con i commercianti, senza nessun vincolo. Chi vorrà affiggere alla vetrina, alla locandina di Cinema Sotto le Stelle, potrà dare ai suoi clienti l'opportunità di ricevere un tagliando che garantisce uno sconto di 1,50 euro. I prezzi sono comunque molto contenuti, quindi scontati sono biglietti da 4 euro, non scontati da 5,50, salvo le anteprime che costano un pochino di più. È una bella opportunità. C'è la collaborazione con l'associazione albergatori, con i Bagnini, che hanno cominciato a diffondere questa offerta che la città insieme all'organizzazione del Cinema Politeama mette a disposizione, perché appunto il Cinema Sotto le Stelle è una tradizione di Fano che è stata recuperata dall'anno scorso. Quest'anno si conosce un po' di più, c'è un programma ritengo ancora più forte, più appassionante. La collaborazione con il Fano International Film Festival garantirà anche quest'anno una serata con una selezione dei migliori cortometraggi di tutte le epoche, e io penso quindi che, come diceva lei, è un altro tassello importante nell'offerta turistica di spettacoli. E lunedì sera la compagnia dialettale I Comediant porterà in scena alla BCC Arena di Fano la commedia intitolata Pareventanza la Grazia. Sembravano tanto con la grazia. Allora, questi Comediant che cosa ci fanno vedere? Ah, I Comediant quest'anno hanno fatto una commedia molto esilarante. Si chiama, com'è si chiama? Pareventanza la Grazia. Che sarebbe? Sembravano quelli che non erano praticamente. È una commedia molto ironica, diciamo basata su degli equivoci, no? Degli equivoci che, e dei colpi di scena. Non svegliamo tanto, la devono guardare, la devono venire a vedere, perché se te dici qualcosa di un giallo è come dire che l'assassino è il maggiordomo, no? Allora, diciamo che tutto parte da un nodo di una cravatta che non funziona. Esatto, da un nodo della cravatta, di Ste che non ce la fa a farlo, da lì si snoda tutta la cosa. Perché venirvi a vedere? Perché? Perché facciamo ridere un bel po'. Io parlo spagnolo, io soy venezuelano. E già lì il Venezuela, eh? Già il Venezuela dice qualcosa. Poi, cosa c'è in Venezuela? Ma qualcosa di bianco, ma... Facciamo un appello in dialetto a venirvi a vedere. Un appello? No, io volevo dire, siccome è caldo all'estate, invece di stare a casa, venite qui al teatro, all'Arena BCC, che così è fresco. Guardate una bella commedia, è simpatica, esilarante. Gli attori d'altronde sono bravissimi, la Cristina, Daniele, tutti. Voglio dire, veniteci a vedere, ecco. Cosa devo dire? Non lo so di più. Il dialetto è bello, fa ridere, e poi... di te. Niccia veda che si ingegnai un bel po'. E vi ricordiamo che è stato rinviato a causa del maltempo il concorso a Crepapelle, gara di barzellette che era in programma per venerdì 15 luglio all'Arena BCC. L'appuntamento, condotto dai comici del San Costanzo Show, si svolgerà domani sabato 16 giugno alle ore 21. E adesso passiamo allo sport, perché a Centinarola di Fano sono attesi oltre 120 ciclisti per il secondo Memorial Michele Stefano. Una grande giornata di sport per il ciclismo giovanile. Sì, domenica siamo alla seconda edizione di questo Memorial, intitolata a Michele Santini e Stefano Ferri, due persone ben conosciute e anche ben volute.
Abbiamo organizzato come Centinarolese questa iniziativa che è la seconda edizione. E la prima edizione si è svolta l'anno scorso e quest'anno abbiamo addirittura raddoppiato i partecipanti. E sarà perché magari porta anche fortuna, essendo noi la città della fortuna. Il vincitore dell'anno scorso, Mattia Petrucci, si è laureato campione italiano proprio una settimana fa e quindi torna e ci porta insomma questo bel regalo per questa seconda edizione. Quale sarà il percorso? Il percorso si snoda nella zona di Selva, partendo da Centinarola, la Selva, per poi dopo attraversare l'abitato di Fenile, via della Fornace, via Fanella, via dei Condotti, per poi tornare su via Brigata Messina. Questo circuito verrà percorso per 8 volte, dopodiché ci sarà l'ascesa a Monte Giove, per diciamo, la parte finale e l'arrivo, vediamo se sarà involato o meno, nell'abitato di Centinarola. Ecco, il circuito sarà chiuso al traffico? Il circuito, come ordinanza del Comune di Fano, sarà limitato al traffico, solo in percorrenza nel senso di marcia, e ci vigerà il divieto assoluto, per ovviamente questioni di sicurezza, di divieto di sosta per le macchine lungo il percorso. Da che ora a che ora? Dalle ore 12 alle ore 18, fino alla conclusione della manifestazione. Allora aspettiamo tutti gli sportivi appassionati di ciclismo e non domenica alle 15.30 per la partenza per il secondo Memorial Michele Stefano con oltre 120 atleti da mezza Italia e il campione italiano Mattia Petrucci che verrà sicuramente ad animare la gara per fare una bellissima giornata di sport e di amicizia. E chiudiamo il telegiornale con le vostre segnalazioni. Il nostro telespettatore questa mattina ci ha segnalato alcuni disagi per molte persone che si sono recate al Tennis Club Baratov a Pesaro in occasione della Coppa Davis. Assieme a queste foto il segnalatore ci ha scritto: nonostante avessimo già acquistato il biglietto, abbiamo atteso per ore di fuori dalle 11.30, anche se l'ingresso era previsto per mezzogiorno e un quarto, fino alle ore 15, ben 4 ore e mezza in piedi e sotto la pioggia. Una pessima organizzazione, a concluso il telespettatore. D'altra parte gli organizzatori ci hanno poi spiegato che a causa del maltempo hanno dovuto far attendere le persone perché le partite di tennis non si potevano disputare appunto a causa della pioggia. E per l'informazione è tutto, grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV.